Ciao, bentornato su Io ci provo, io come sempre sono Pasquale. Prima di cominciare con il mio video, come sempre ti invito ad iscriverti al mio canale se i contenuti ti piacciono e di cliccare la campanella delle notifiche così che tu non possa perderti nessun video successivo. In ogni caso, se il contenuto ti piace o non ti piace, lasciami un commento perché lo scopo di questo canale appunto è di migliorare insieme e di discutere tutti gli argomenti. Ti ricordo come disclaimer che io non sono un trader professionista, anzi sono qui per imparare e condividere la mia esperienza insieme a te. Ho fatto questa scelta, come ripeto sempre, per poter diventare completamente indipendente dal lavoro e passare magari più tempo con la mia famiglia. Bene, con questo video voglio cominciare a raccontarti la mia esperienza con i vari broker. Io attualmente ho un conto con tre broker diversi. Uno è DEGIRO, l'altro è Plus500 e poi eToro. E in questo video voglio proprio parlarti di quest'ultimo, della mia esperienza con eToro, l'ultimo broker della lista. Naturalmente, come puoi ben capire, io sono una persona totalmente inesperta nel campo degli investimenti, per cui sto utilizzando dei broker non professionali, come ad esempio potrebbero essere Interactive Broker, anche perché non saprei come usarli al meglio. Per cui ho usato per diversi mesi i conti demo di alcuni broker, fra cui appunto Plus500 di Toro, e da poco ho cominciato anche a utilizzare i soldi quelli veri. In realtà, secondo me, il conto demo può servire solo per una primissima parte, per imparare qualcosa, perché molte cose che studi sui libri le puoi mettere in pratica in maniera reale, senza dover perdere i tuoi beneamati risparmi. Io però vedo il conto demo come una limitazione perché non sei coinvolto in prima persona con la perdita dei tuoi soldi, per cui appunto va bene una prima esperienza col conto demo, soprattutto con i Toro, secondo la mia opinione. Però poi bisognerebbe passare appena si è esperti al conto reale perché è lì che effettivamente si vedono poi le naturali differenze che entrano in gioco, come soprattutto l'impatto psicologico che puoi avere nella perdita o nel guadagno utilizzando i soldi veri. Bene, adesso voglio appunto parlarti della mia esperienza con i Toro e ti voglio dividere i vantaggi e gli svantaggi nell'utilizzo di questa piattaforma, secondo il mio modesto parere. Bene, prima di tutto partiamo dai vantaggi perché ce ne sono parecchi. Prima di tutto la grafica è molto semplice ed intuitiva perché la volontà di appunto di editor è quello di sembrare molto come un social network. Infatti si chiama appunto social broker proprio perché c'è tutta quella componente di feed di informazioni, di commenti, di condivisioni che è quella che puoi un po' trovare ad esempio in Facebook. Il secondo vantaggio è la possibilità di copiare i migliori traders. Questa è una cosa che eToro ha, penso, come nessun altro. Non penso che nessun altro broker lo abbia. Se c'è qualche altro broker che lo fa, correggetemi qui sotto. Comunque, quello che puoi fare con eToro è vedere le varie statistiche dei vari broker che sono appunto iscritti e che rendono pubbliche appunto rendono pubblici i loro investimenti e i loro portafogli e copiarli in toto. Però senza dover mettere la stessa quantità di denaro, tu puoi partire a copiare un broker con circa 250 dollari e in funzione del loro portafoglio, in quota pro rata, per cui in quota percentuale, il tuo investimento verrà diviso nella stessa percentuale del trader copiato, senza per questo però dover investire milioni di euro e allo stesso modo senza dover imparare qualcosa, ma fidandoti appunto dei trader che stai copiando. Un'altra cosa molto importante e molto bella è la possibilità di copiare i portafogli che il team di eToro crea. Ci sono diversi portafogli che seguono dei determinati mercati oppure un mix di mercati. Per esempio c'è quello sui payment, che include magari Visa, Mastercard, PayPal, oppure c'è quello del food, dove viene incluso ad esempio McDonald's, Coca-Cola, la Pepsi. Oppure magari ci sono anche copi portfolio di best traders, per cui tutti i migliori trader copiati vengono messi all'interno di questo portafoglio. Il vantaggio anche in questo caso è il non doversi impegnare a cercare di imparare troppo, ma si può imparare appunto capendo le varie dinamiche che intercorrono nella copiatura sia dei traders che dei copi portfolio, senza per questo dover avere la necessità di investire ingenti somme di denaro. Ecco, l'unica differenza fra i copy traders e i copy portfolio è che quando copi un trader l'investimento minimo è di 200 dollari, mentre quando si copia un portfolio l'investimento minimo sono 5.000 dollari. Un altro vantaggio di eToro è che si può cominciare con un investimento molto basso. Infatti, il primo bonifico che devi fare, o la prima ricarica perché puoi fare anche con la carta, è di 200 dollari. Successivamente puoi scegliere tu l'importo, penso che sia minimo 50 dollari di volta in volta, per cui anche un trader alle prime armi
può cominciare con veramente pochissimi soldi e può cominciare a usare asset che magari non potrebbe permettersi con altri broker. Un altro vantaggio di eToro è la possibilità di usare sia gli asset fisici, per cui comprare azioni singole, che operare in CFD, per cui di fare i contratti per differenza, che ti dà la scelta appunto di decidere se vuoi investire solo soldi tuoi o se vuoi comunque farti prestare dei soldi dal broker. Un altro vantaggio che ho trovato è che le operazioni di registrazione e per cui di verifica del proprio account sono molto molto veloci, si possono fare in pochissime ore e si può cominciare a investire già durante la stessa giornata di registrazione, cosa molto buona perché per altri broker invece i processi di registrazione sono abbastanza lunghi e complessi e tendono a farti perdere parecchio tempo. Un altro vantaggio, come dicevo poco fa, è di poter prelevare e di ritirare i propri soldi direttamente sulla carta, per cui la ricarica del proprio conto può avvenire in maniera immediata. Ecco, invece per il ritorno dei soldi che prelevate dal conto ci vorranno 2-3 giorni, il tempo materiale e quindi tecnico per poter ricevere i vostri soldi. Un altro vantaggio, come citavo all'inizio, è che eToro ti permette di tradare con un conto demo che è di $100,000, che è senza limiti di tempo, per cui se voi siete delle schiappe come sono io e perdete tutti i $100,000, potete mandare un'email all'assistenza di eToro e chiedere che il vostro account venga risettato a $100,000 e potete in quel modo di nuovo cominciare a fare pratica col conto demo. Beh, vista così sembra proprio un sogno poter utilizzare eToro perché sembrano tanti vantaggi e basta, ma in realtà non è così perché come in ogni cosa ci sono degli svantaggi e dei vantaggi. Adesso ti ho elencato i vantaggi, per cui vorrei passare subito agli svantaggi che questa piattaforma potrebbe offrire e per la quale tu potessi non considerare di usarla. Prima di tutto ci sono degli spread molto alti per tradare, per cui quando si aprono delle posizioni, soprattutto in CFD, si tende a vedere che lo spread fra acquisto e vendita rispetto al prezzo reale è di una certa differenza. È noto la differenza soprattutto quando ho provato a tradare un po' con i Bitcoin, è veramente tanta la differenza, per cui questo potrebbe essere uno svantaggio per chi ovviamente non ha progetti a lungo termine ma cerca di fare un trading intraday o comunque ha una poca disponibilità economica. Un altro svantaggio che ho trovato è che gli asset rispetto ad altri brokers, come ad esempio Plus 500, che è un altro broker che, del quale farò la recensione in futuro o De Giro, bene, come dicevo, gli asset sono molto ridotti rispetto ad altri brokers, ma questo ovviamente perché l'obiettivo di eToro, più che, molto probabilmente, secondo la mia opinione, più di concentrarsi su un'ampissima gamma di prodotti da offrire, si orienta più verso la parte social per i propri investitori. Un altro svantaggio che c'è è che è relativo al non utilizzo della piattaforma, cioè se voi non fate un login per almeno 3 mesi di fila, a quel punto eToro comincia ad addebitarvi 10 euro al mese per ogni mese che non vi loggate sul vostro account. E questo è un po' una cosa fastidiosa, perché ovviamente se uno ha diversi investimenti a lungo termine potrebbe anche non voler controllare il proprio conto così di frequente. Se comprate ETF, magari obbligazionari, e volete controllarli ogni 4-5 mesi, ecco, potrebbe essere un po' uno svantaggio. Un'altra cosa che mi dispiace molto di eToro è che ogni volta che andate a prelevare c'è un importo minimo di prelevo, che è 50 euro, e inoltre c'è una quota fissa da pagare ogni volta che prelevate di 25 euro, che è altissima secondo me, perché appunto, come vi dicevo prima, se siete dei piccoli investitori come me, non avete tanta esperienza, avete pochi soldi sul conto broker e volete prelevare i vostri 100 euro, un quarto del vostro prelevo se ne va in commissioni che date a eToro. Insomma, è un po' fastidiosa come cosa. Un altro svantaggio che ho trovato in eToro è che i dividendi, che vengono comunque distribuiti a voi se avete delle azioni o anche in CFD, vi vengono dati al netto dei costi che eToro vi applica, per cui alla fine, invece di vedervi il dividendo al 100% sul vostro conto, voi ne incasserete solo il 70% se siete in una posizione aperta in buy. Se siete in una posizione in short, per cui in sell, invece vi viene addebitato, appunto, ovviamente, il costo del dividendo. Per cui perdete un 30% di dividendo in posizione buy se utilizzate azioni o asset che prevedono un dividendo. Bene, questa è la mia opinione personale su eToro e spero che tu possa condividere con me la tua esperienza o la tua opinione su questo broker.
Tra l'altro volevo magari in futuro cambiare anche il motto di questo canale da Io ci provo a qualcos'altro, perché The Young Prober, una persona che si è iscritta al mio canale e che ha commentato, mi ha detto che secondo lui chi sta in questo ambito e chi vuole migliorare nell'ambito degli investimenti e per cui vuole diventare un po' più ricco e meno povero, dovrebbe avere un motto che sia molto positivo, per cui non provarci ma riuscirci. Per cui ti ringrazio per questo suggerimento, l'ho preso molto in considerazione, sto pensando solo a cosa fare o magari cambiare completamente il nome del canale. Intanto spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti piacciono i miei contenuti, per favore un pollice in su, non così, così. Iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche e lasciami un commento per qualunque discussione tu voglia cominciare con me. Per il momento ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!